Parola al consigliere regionale Giuseppe Paruolo. Addirittura per primo, vi ringrazio di questa occasione di confronto. Adesso ci siamo messi alle spalle, diciamo, le decisioni che gli organismi del PD di Bologna erano chiamati ad assumere. Anch'io colgo questa occasione per formulare i migliori auguri a Francesco per il lavoro che lo attende. E usiamo, diciamo, in questa occasione per provare a ragionare di politica fra di noi e fare il lavoro vero che occorre fare. Io voglio dire poche cose per contribuire a questo dibattito. La prima è questa: io credo che dovremmo tutti percepire come fondamentale il bisogno di invertire l'indebolimento che la politica sta avendo sempre di più. Siamo di fronte a delle sfide importanti, sia dal punto di vista, diciamo, della soluzione da dare alla crisi di sistema in cui l'Italia versa e in cui anche noi a Bologna, diciamo, abbiamo sicuramente dei problemi da sistemare. Non possiamo pensare che l'investimento e la soluzione venga da pareri illuminati esterni che a un certo punto vengono calati in modo più o meno esplicito e percepibile sul tavolo delle soluzioni. Bisogna che le soluzioni vengano trovate, discusse, approfondite, portate avanti attraverso gli organismi democratici che sono costituiti dalla partecipazione politica. Quindi questo è il primo concetto, secondo me, su cui dovremmo tutti ritrovarci. In questo senso, è proprio nell'ottica di una valorizzazione di chi fa della scelta di militanza un'occasione soprattutto di volontariato, lo dico perché non tutti noi, io voglio dire, ormai in questa fase della mia vita ho un ruolo istituzionale e quindi diventa qualcosa di più di un volontariato, però ci sono tanti di voi e tanti sul territorio che vivono la politica essenzialmente come espressione di volontariato. Se noi vogliamo difendere quest'idea, dobbiamo anche metterci nell'ottica di allargarla. E quindi io credo che uno dei primi obiettivi che noi dovremmo porci, avendo detto il primo punto, cioè difendiamo la centralità della politica, il secondo punto non può che essere cerchiamo di richiamare a questo impegno più persone, anche rivedendo alcune, questa è una cosa, una palla che lancio a Francesco, anche rivedendo alcune, come dire, limiti che noi abbiamo avuto, vissuto, ci siamo dati o comunque che si sono strutturati nel tempo, per che in qualche modo, cioè, facciamo di tutto per favorire l'aggregazione di nuove persone. Per esempio, lasciamo la libertà di fare circoli tematici anche sul territorio, magari associandoli a dal punto di vista della fruizione della sede, della vicinanza a un circolo territoriale, perché è inutile che non possiamo andare a pensare alla moltiplicazione delle sedi, però proviamo davvero a dare la libertà di favorire delle nuove forme di aggregazione che possano invertire il trend che purtroppo è sotto i nostri occhi e che è un trend di continua diminuzione degli iscritti a questo partito. Un trend che non dipende dagli ultimi avvenimenti, perché in realtà continua in modo, come dire, costante già da alcuni anni, ma a cui noi dobbiamo provare a dare delle risposte anche in un'ottica di apertura. Quindi il primo punto è la centralità della politica e la difesa di questa cosa, il secondo punto è muoversi in un'ottica accogliente e cercando un allargamento. La terza questione è proviamo ad avere il coraggio di affrontare temi veri che fino adesso abbiamo affrontato, diciamo, in modo un pochino timoroso. Ma purtroppo la storia anche di questi ultimi anni ci ha insegnato una cosa chiara, che se il medico non prende fuori il bisturi per tempo, poi dopo il rischio è che il paziente si ammali e che a pensare a fare quel lavoro sia qualcun altro. Anche perché noi non possiamo metterci nell'ottica di pensare che tutti gli eventuali problemi siano di competenza della magistratura. La magistratura indaga su comportamenti penalmente rilevanti ed è giusto che faccia quello, la Corte dei Conti si occupa di distrazione, di utilizzo sbagliato del denaro pubblico, la politica ha un suo campo di azione che deve presidiare. Noi a volte assistiamo, soprattutto dal punto di vista delle infrastrutture, a un dibattito in cui sembra che tutto il tema sia se una cosa
è stata pensata, allora bisogna farla, oppure no, non bisogna farla, come se il problema fosse soltanto il farla o il non farla. Ma a volte, se noi abbiamo il coraggio di andare dentro e di vedere nel merito, nello specifico, queste questioni, possiamo scoprire, io sono convinto che scopriremmo perché è così, che spesso ci sono dei problemi anche tecnici che non sono stati affrontati. Adesso voglio dire, oggi tutti noi siamo coscienti che il CIVIS è naufragato soprattutto perché era un mezzo non omologato, su cui comunque il Comune di Bologna e l'ATC sono andate avanti per anni pensando che non ci fosse. È un'eredità della Giunta Guazzaloca, lo ricordo, però per anni si è andata avanti pensando che su quel problema lì non ci fosse nessun problema sul mezzo, ma ci fosse semplicemente la decisione politica se farlo o se non farlo. Se tutto in realtà si è arenato è perché in realtà quello era un mezzo che non era omologato e che non aveva nessun senso che fosse stato scelto. Questa non è una questione, come dire, di pertinenza soltanto della magistratura, è una questione in cui uno deve chiedersi chi è che ha fatto degli errori e perché, e la politica deve dare le sue risposte. E quando leggo sui giornali che queste risposte vengono delegate semplicemente al fatto che vengano, come dire, prosciolti o rinviate a giudizio amministratori che si sono occupati di fare queste scelte, dico non è quello, perché uno può, vi faccio un esempio nazionale così ci capiamo, nessuno potrà mai inquisire Silvio Berlusconi per la mancata vendita di Alitalia a Air France, perché è una scelta politica quella. Perché Berlusconi, quando il governo Prodi aveva preparato tutta la vendita di Alitalia Air France, in quel momento Berlusconi, che era in campagna elettorale, intervenne e disse salviamo l'italianità di Alitalia. E per salvare l'italianità di Alitalia è stata divisa la società, è stata messa a carico dei contribuenti una parte importante, noi tutti abbiamo messo fuori delle centinaia di euro, ognuno di noi, perché sono stati miliardi nell'ordine della decina e più quelli spesi per cercare di salvare l'italianità della compagnia. A distanza di anni oggi vediamo che l'italianità della compagnia, quanto è stata salvata, sarebbe stata molto più tutelata se avessimo venduto a Air France come era stato ipotizzato dal governo Prodi nel 2008, adesso non ricordo esattamente l'anno di cui stiamo parlando. Quella cosa lì non è una cosa su cui deve indagare la magistratura, perché è alla luce del sole, è una scelta politica che è stata fatta ed si è rivelata sbagliata, e in un qualunque altro paese Berlusconi non potrebbe più fare politica, non perché c'è il dubbio che possa avere, come dire, finanziato giri di donne o comunque fatto feste galanti, ma semplicemente per il fatto che in modo palese ha cacciato nella pattumiera una quantità impressionante di soldi degli italiani, e in qualunque altra nazione questa cosa qui non verrebbe perdonata. Nelle altre nazioni non perdonano anche molto meno, però voglio dire, cerchiamo di capirci. E qui noi abbiamo anche nella nostra storia recente una serie di decisioni che si sono rivelate errate o che sono in questo momento sul tappeto, su cui noi dobbiamo fare una riflessione, in cui il problema non può essere semplicemente portato sul fatto se sia una cosa che vale la pena di farla o non vale la pena di farla, e se non la facciamo allora ci dicono ah vabbè, ma a Bologna non riuscite mai a combinare niente, allora qualcuno dice dobbiamo farla per dare il segnale che a Bologna riusciamo a decidere a portare a termine una cosa. Un momento, prima guardiamo se da quando è partita la storia, se tutti i passaggi sono stati fatti correttamente. E non correttamente, lo ripeto, dal punto di vista legale, giudiziario, penale, dal punto di vista politico, perché se si è tecnico, perché se si sono fatti degli errori è anche giusto riconoscerli. Insomma, riappropriamoci del nostro futuro cercando di stare sulla palla delle decisioni vere, e non cerchiamo di evitare che tutto questo, come dire, si traduca in una specie di divisione dei compiti in cui ci siamo noi che riempiamo i circoli e parliamo della rava e della fava, e poi c'è qualcun altro che decide in maniera completamente scorrelata. Questo è il motivo per cui io credo dovremmo riconoscere innanzitutto le cose che ci uniscono e poi dopo anche le divisioni. Io, in modo molto esplicito e leale, non ho votato Francesco all'assemblea di domenica scorsa, e ho votato Dario Mantovani, che è il sindaco di Molinella, che ha preso un numero di voti non eccessivo. Però Mantovani ha preparato un programma
molto chiaro e molto esigente che io credo venga offerto in questo momento al segretario come spunto di riflessione su una serie di partite che varrebbe la pena di approfondire e di affrontare. Io mi fermo qui e riassumo in conclusione le tre cose che vi ho detto. Se vogliamo difendere la dignità della politica, dobbiamo difendere la sua centralità e i meccanismi di democrazia anche a partire da quelli del nostro partito. Se vogliamo essere credibili in questa ricerca della democrazia, dobbiamo puntare a un allargamento forte, a richiamare persone nuove. Non dobbiamo aver paura del fatto che anche gente che non ha mai militato nel PD possa avvicinarsi, possa venire a dire la sua, anche se non è esattamente quello che, come dire, se esprime una posizione che possa avere anche un contenuto critico, un contenuto costruttivo, però che ci aiuta ad andare nella direzione giusta. E terzo, cerchiamo di dare la centralità al merito delle questioni, anche con il coraggio di andare ad affondare il bisturi là dove serve, perché se non lo si fa, prima o poi la storia ci presenta il conto. E a Bologna ormai abbiamo avuto più volte la dimostrazione che chiudere gli occhi in una certa fase o comunque evitare, per amor di pace, di sottolineare delle questioni che non andavano, poi dopo ci ha presentato un conto molto salato, ed è ora di smettere che questa cosa qui accada di nuovo. Vi ringrazio molto. Grazie a Paolo per aver